ringraziare il professor Pozzi perché io ero partito per raccontare alcune cose, ma il quadro che ha fatto della storia dell'economia, il concetto di welfare mi è piaciuto tantissimo, che rimanda anche a concetti più ampi che sono quelli di contratto sociale, cioè il fatto che si può creare valore all'interno di un paese, esiste un consenso più che etico, cioè un consenso rispetto alle modalità con cui si crea valore, no? Questo è fondamentale perché almeno negli ultimi 20 anni, le regole con cui si è creato il valore, diciamo, all'interno di tutto il pianeta, quindi non soltanto in Italia, sono cambiate in maniera profonda, hanno stravolto non soltanto l'economia italiana, ma l'economia di tutto il pianeta. Un concetto abbastanza, diciamo, usato anche a sproposito è quello di globalizzazione. Che significa? Significa che la risultante, diciamo, del concetto di welfare, che ha anche una sindrome locale, in realtà non ha più, diciamo, un capitano, ma esistono, diciamo, una serie di voci che si esprimono sullo scenario, diciamo, mondiale e che cercano di dare una traiettoria. Però come in fisica, diciamo, è noto che si può trovare l'equazione del moto di due corpi, già quando sono in tre il sistema diventa indeterminato. Significa sostanzialmente che non esiste un modello matematico per comprendere che cosa accadrà. Allora, fino all'epoca, diciamo, della guerra fredda, i corpi che decidevano le traiettorie del pianeta erano due, c'erano due fronti. Beh, dalla caduta del muro di Berlino in avanti, il processo di accelerazione della connettività sul pianeta e l'ingresso di player fondamentali che sono Cina, India, diciamo anche tutto il panorama dei BRICS, ha cambiato le regole. Allora, c'è un rischio che, diciamo, aleggia un po', diciamo, nel racconto di molti colleghi e non, che noi possiamo fare quello che ha fatto la Cina quando ha costruito la muraglia, no? Ha detto, cioè costruirsi uno scenario di conservazione di buone regole interne, cioè di regole di welfare che in qualche modo possano portare questo paese oltre la crisi, una sorta di arca di Noè. Ma il diluvio c'è, quindi o costruiamo un'arca, in qualche modo questo potrebbe essere un concetto interessante, cioè una nuova regola di welfare che vede questo paese come un contratto sociale nuovo, diverso, o abbracciamo il diluvio, quindi ci mettiamo in gioco in quella che è la partita di questi anni. La terza scelta, faccio veramente fatica a capire quale possa essere, ma è la situazione in cui ci troviamo oggi. Cioè noi non riusciamo a prendere una decisione come paese, come società. Sappiamo che esistono dei problemi, cerchiamo di affrontarli con ricette più o meno corrette, ma non abbiamo ancora, qua cito, diciamo, un economista regionale abbastanza famoso, capito qual è il nostro ruolo per vocazione all'interno di questo nuovo scenario. Cioè ce l'avevamo chiaro fino a qualche decennio fa, se noi pensavamo all'Italia fino al 1980-1990 più o meno era ancora un grande paese e sapevamo qual era il nostro ruolo all'interno anche dello scenario dell'economia internazionale. Perché? Perché il concetto di welfare italiano, di cui andavamo anche abbastanza orgogliosi, ci era chiaro. Ci era chiaro qual era il ruolo anche guida che potesse avere l'Italia, è uno dei paesi, diciamo, che è stato in grado di incidere sull'economia internazionale in maniera importante. Che cosa è successo? Cosa è successo, diciamo, intorno agli anni 90? Che sono cambiate le regole del gioco e molto probabilmente ancora non abbiamo capito quali sono. Io provo a ritornare su quello che era il seminato del mio intervento. È una mia convinzione, non è detto che sia corretta, anzi molto probabilmente non lo è, ma ritengo che la maggior parte dei problemi dell'Italia e dei paesi che come l'Italia in questo momento soffrono la crisi sia soprattutto dovuta a una povertà di idee, no? E detto così non si capisce bene che cosa sia. Però recentemente ho letto un articolo che si
si occupa in realtà di neurobiologia, dove si dimostra il fatto che l'architettura del cervello, che fino a qualche anno fa si pensava fosse art constraint, cioè si forma nei primi anni dell'infanzia e poi più o meno rimane quella, in realtà il cervello è l'organo che per definizione non invecchia mai. Cioè le sinapsi del cervello, la struttura neuronale del cervello cambia in continuazione, cioè si adatta agli stimoli esterni in maniera fortemente plastica. Allora, questo è un articolo che cercava di capire come si può curare l'Alzheimer, no? Uno dei problemi, diciamo, più gravi, diciamo, del cosiddetto invecchiamento, no? Del sistema nervoso centrale. Allora, noi ci troviamo di fronte a una società che ha una struttura che è simile al cervello, cioè ha costruito un contratto sociale, un welfare, un sistema di regole che, se non è plastico, se non risponde in maniera efficiente ed efficace a quelli che sono i mutamenti del contesto, rischia, diciamo così, la paralisi, no? Perché? Perché ciò che cambia il cervello, questo anche, diciamo, è abbastanza documentato, è l'attività mentale. L'attività mentale, che significa che il cervello è costruito attraverso un'attività che è un ente, che è un processo. Ciò che facciamo, ciò che siamo, il modo in cui interagiamo costruisce questo contratto sociale che è la struttura del cervello. Quindi è difficile pensare, anche se chiaramente è un discorso che va per estremi, a una buona regola scritta in una stanza partendo da un foglio bianco. Le regole si costruiscono, e questo è noto a chi si occupa, diciamo, di sistemi complessi, in maniera bottom up, che significa a partire dall'esperienza. Cioè le buone regole, le buone prassi non sono nient'altro che il risultato vincente e razionale con cui si cerca di superare una difficoltà. Allora, sicuramente avrete già sentito dire che la parola crisi in cinese non esiste, no? Perché il concetto di crisi in realtà si può tradurre soltanto come opportunità. Qui anche mi aggancio all'ottima introduzione sul concetto di saper esprimere la ricchezza di contenuti attraverso la propria lingua, no? Per un cinese il concetto di crisi dal punto di vista della semantica non c'è, non esiste. Allora, questo tipo di cultura, questo tipo di traiettoria culturale, per riprendere le parole del professor Pozzi, disegna il destino di una collettività ed è un'attività mentale. È quella che costruisce il contratto sociale, cioè la struttura visibile, hard, le strutture sinaptiche di una collettività. Mi ero segnato, diciamo, tra le varie cose, il problema delle cosiddette pensioni. Allora, è stato citato anche Russell, uno, diciamo, dei più grandi matematici e logici del Novecento. Uno dei modi per affrontare un problema è quello di cambiare la Gestalt, cioè di cambiare la Gestalt, cioè quella trappola della tirannia dello status quo con cui vediamo le cose, no? Vabbè, il concetto di pensione a cui siamo abituati è un concetto di rendita, che finanziariamente significa che ciò che ho messo da parte, la somma all'interno di una collettività definisce la sostenibilità del welfare, ciò che mettiamo da parte durante l'attività lavorativa è in grado, potrei dire era in grado, date certe condizioni demografiche, perché quelli che lavoravano potevano pagare le pensioni di quelli che andavano in pensione, quindi al di là, diciamo, di quello che è la maturazione naturale degli interessi, no, del valore prodotto durante l'attività lavorativa, male che vada c'è qualcuno, siccome saremo sempre di più, ipotesi tutta da verificare, ma di cui non ci siamo curati quando è stato concepito il sistema pensionistico, non solo italiano, ci sarà qualcuno che pagherà la mia pensione. Tanto, siamo sempre di più, stiamo crescendo, 1950, 1970. Se cambiano le condizioni però, deve cambiare anche il concetto di pensione, perché quel concetto non è sostenibile. Che significa? Significa che se è vero che dal 1970, no, che nel 2050 il millesimo, cioè
la percentuale di nati nel decennio più alta sarà quella tra il 70 e l'80, avranno più o meno 70-80 anni, beh, noi dobbiamo capire come creare valore con quei millesimi. Se non cambiamo le regole e se pensiamo che a 70 anni o si lavora come un ragazzo di 40 anni oppure non si lavora, cioè non si può produrre valore in un altro modo, beh, è chiaro che la destinazione è ovvia. Non è possibile sostenere un'ipotesi del genere perché non si crea valore da nulla e quindi non ci saranno più le pensioni. La strada di mezzo in questo percorso è che non ci saranno più le pensioni così come le concepiamo oggi, e il lavoro da fare per prendere i concetti di Keynes è nel capire qual è la nuova formula. E qua vengo al discorso che volevo fare, le idee stanno cambiando il mondo, e tra l'altro forse non è noto e non era noto neanche a me fin quando non ho letto un lavoro di Zamagni, altro economista italiano abbastanza famoso per vicende più o meno positive, che il concetto di polarizzazione del reddito è legato in maniera forte al tipo di attività economica. Zamagni fa un esempio molto carino, dice: fin quando la competizione sul lavoro era delegata alla manovalanza, è chiaro che chi è in grado di produrre di più, perché magari è come quel giocatore di rugby, football, non credo bene, che citavamo poco fa, può prendere più lavoro e sarà per la sua produttività remunerato un po' più degli altri. Ma quanto lavoro può fare? 12 ore al giorno, se è una persona particolarmente capace. Ma nell'economia della conoscenza, cioè nell'economia che gestisce il concetto di immaterialità, chi è bravo può prendere tutta la partita. Non ci sono limiti al riuso della conoscenza. No? Poi si può più o meno regolare questo fenomeno attraverso attività di antitrust, ma dal punto di vista fisico, del moto dei tre corpi di cui parlavamo poco fa, è una partita quasi fuori controllo. Perché? Perché se il potere è nella conoscenza e se si instaurano dinamiche del tipo winner takes all, cioè il più forte prende tutto e non lascia niente agli altri, beh, questo fa capire perché negli ultimi 20 anni, non solo negli Stati Uniti ma anche in Europa, la percentuale di ricchezza si è andata concentrando. Un economista, che in realtà era un ingegnere, Riccardo, si era reso conto di questo già molto, molto tempo fa, diversi secoli fa. Perché alcune distribuzioni di Pareto, cosiddette 80-20, dimostravano che, e adesso vi racconto, non soltanto la ricchezza, ma per esempio le sinapsi del cervello si distribuiscono con la stessa distribuzione, che significa 80-20, che nel 20% della popolazione c'è l'80% della ricchezza e che soltanto il 20% della popolazione ha l'80% della ricchezza. E di questo si parlava già molto tempo fa. Queste distribuzioni, cosiddette, che seguono leggi di potenza, sono presenti in natura in moltissimi fenomeni. Sono presenti sul web e sono un fatto assolutamente naturale, dove le dinamiche che poco fa, winner takes all, dominano, quindi sono un fatto fisico, potremmo dire, anche se economia e fisica non vanno sempre, ed è vero, molto d'accordo. Le sinapsi del cervello si strutturano con una connettività 80-20, che significa che l'80% delle connessioni stanno in capo al 20% della massa del cervello. E il contrario. Sul web, che non è stato progettato da nessuno, l'80% della connettività è in capo al 20% dei nodi su internet. Significa che esistono dei nodi fondamentalmente, importanti per la rete e altri che hanno un'importanza marginale. Nella competizione sul web, che è una competizione libera, che segue molto le meccaniche dell'economia della conoscenza, dell'economia delle idee, queste dinamiche sono, naturali, spontanee. Queste sono le regole del gioco, no? Di un'economia che è probabile che vada a soddisfare anche bisogni effimeri o complessi, ma questo è nella natura umana, no? L'uomo aspira a soddisfare bisogni sempre più astratti, fino addirittura
a soddisfare i bisogni rispetto alla comprensione del sé, cioè i bisogni più alti, quelli spirituali, no? Che sono fondamentalmente intangibili. Quindi è difficile pensare in questo senso a un cap da mettere ai bisogni, anche perché questo ci riporterebbe a concetti di economia pianificate, no? Dove bene o male il mercato, i contenuti del mercato sono più o meno definibili. In realtà, per quanto questo possa essere, diciamo così, un messaggio poco rassicurante, le regole del gioco, che sono difficilmente trattabili, perché il tavolo cambia in continuazione e gli agenti che le determinano anche, sono queste. Qual è la ricetta? Secondo me una ricetta non c'è. No? Ad oggi è difficile pensare a una ricetta che ci porti fuori, però sappiamo, un po' come avviene sui mercati finanziari, che alcune regole sono forti, altre più o meno evanescenti. Un esempio: il fatto che un titolo quoti in borsa rendimenti secondo un certo trend può anche allontanarsi da quelli che si chiamano i fondamentali. Che significa? Che magari quell'azienda è in grandi difficoltà, ma per meccanismi, e qua davvero impalpabili, il prezzo di quell'azienda continua a salire, ma per quanto potrà farlo? Anche questo non è noto, sicuramente non può farlo all'infinito, così nascono per esempio le bolle. Allo stesso modo noi ci troviamo di fronte a un'economia dove alcune regole sono in qualche modo imprescindibili, altre cambieranno in maniera piuttosto veloce. Scusi, ma cosa ci differenzia l'Italia dagli altri paesi in questa crisi, no? Bravissimo. Allora, e questo era un punto. La crisi dovrebbe essere uguale. No, purtroppo non è così. Purtroppo non è così. Io penso che la parola crisi neanche qui esiste. Se questi continuano a decidere chi comanda, invece di affrontare il problema, no? Stanno a pensare solo chi comanda, perché se per il scenario, no? Non parliamo di fatti, non razionalizziamo le cose che si possono fare, non snelliamo la burocrazia che costerebbe poco, no? Cosa ci differenzia dagli altri? Allora, io ho iniziato questo discorso in taxi, mentre venivo da Fiumicino, perché vengo da Milano, con due persone con cui sto lavorando a un progetto molto interessante, ma che non vi racconto che non annoiare. E si parlava del fatto che spesso e volentieri, ma questo direi che è un paradigma che è riscontrabile in qualsiasi società, l'Italia in questo davvero non fa eccezione, si pensa a risolvere, diciamo così, problemi lontani, quando in realtà a un metro, no, abbiamo la possibilità e il dovere di risolvere problemi che ci toccano, no? La politica italiana in questo senso non fa eccezione, un po' per strategia, un po' per miopia, propone, diciamo così, il ponte sullo stretto e non ci sono le strade in città, no? Oppure propone diciamo così, un'infrastruttura, non so, la TAV, e a Roma non si circola perché il grande raccordo anulare è sottodimensionato, oppure per andare a Pescara ci vogliono 5 ore di treno per fare 170 km, mentre per andare a Milano sono sufficienti meno di 3 ore per farne 800, meno 600, ci dicono dalla regia 600. Deve essere preciso sui esatto. Ecco, questo significa che la politica vive questa schizofrenia, però di questo davvero potremmo parlare per settimane e non ne verremo fuori, no? Vive questa schizofrenia di pensare alle cose grandi perché le cose grandi attraggono l'attenzione delle persone e quindi ovviamente hanno una forte redemption in termini di attenzione politica e sostegno, ma è completamente fuori dal nostro, non si può occupare di cose piccole perché le cose piccole hanno una bassa redemption. Colgo il punto della amica proprio a dire che nel frattempo qualche nazione europea non ha passato questo periodo di crisi così intensa, anzi ne ha giovato, no? Quindi c'è un tema, vero è che abbiamo un problema di idee. I nostri giovani, quando io faccio i colloqui di assunzione nella società, dico: ma tu, ma che vuoi fare? Che sogno hai? Sinceramente non hanno proprio idea. Nessuno ha l'idea, non è uno che mi dice io voglio, è difficile sapere cosa uno vuol fare anche oggi noi stessi, a volte potremmo far
la fatica. Perché? Perché viviamo un'esperienza, abbiamo lo stop di esperienza, no? Ci dice che quella è la strada. Se vai in McKinsey, il percorso può diventare amministratore delegato. Ma mica è vero, non è vero per nessuno, è vero per qualcuno. E questo è il nostro problema oggi, che noi non riusciamo a tirar fuori il nostro vero sé, nelle idee che possiamo portare in campo. È rubando il campo a Fabrizio, che dovevo fare un intervento su questo, che secondo me è illuminante. Per introdurre lui. Esatto. Che a cui lascio la parola velocemente, perché questo concetto della progettualità, io ho preso l'esempio della pensione per cercare di riagganciarmi a un concetto che c'è caro. Però anche il concetto di attività professionale o di lavoro ha bisogno di un cambio di prospettiva. Perché diversamente, forse ci riagganciamo pure per probabilmente perché in un pranzo abbiamo anticipato, diciamo, questo discorso con Fabrizio, il fatto di cercare un lavoro già implica che nella nostra mente, cioè nelle nostre idee, quindi nel contratto sociale che facciamo con noi stessi e con gli altri, c'è un'aspettativa. Il fatto che io devo andare ad occupare un posto vuoto che qualcuno ha lasciato, magari mio padre, o qualcun altro perché se n'è andato, e che questi posti crescano senza che necessariamente io debba partecipare a questo sviluppo, no? Quindi anche qua le parole, il linguaggio, la lingua madre e il pensiero che c'è dietro, non è una banalità. Cercare un posto di lavoro significa che le nostre idee sono ancora legate a forza, più o meno. Dove un imprenditore si fa carico del fatto di costruire un alveare più o meno vuoto, dove le persone arrivano e dicono: c'è posto per me? Sì, lì. E siccome i posti sono finiti, anzi stanno licenziando, oddio mio, che faccio da grande? E qua lascio la parola.